Questo mese vi vorrei parlare del giardino Gaudente. È un giardino privato, opera del suo proprietario, l'architetto Giorgio Rolando Perino. Si trova a Monbercelli, nell'Astigiano. È un bel esempio di giardino dove si coniugano in maniera felice il disegno dello spazio, l'uso sapiente delle piante, la naturalezza e la creatività. Un giardino tutto, non solo progettato, ma costruito lentamente. Dall'autobiografia dell'autore le cose che volevo. Volevo degli spazi in ombra ed altri in luce. Volevo il bosco di antica memoria, l'acqua, il sentiero ombroso con le foglie cadute e poi le scale e ancora i sentieri con un percorso circolare e ancora delle aree di sosta. Qui vedete la planimetria del giardino che Perino ha realizzato nel corso di 10 anni laddove esisteva una vigna. Vedete appunto i percorsi e le varie zone, dall'ingresso al giardino mediterraneo, a quello dei melograni, la panca del rosmarino, quella delle rose, fino al viale dei noccioli e al giardino dei bossi. Ne vedremo alcune parti con alcune immagini. L'immagine si riferisce alla zona d'ingresso, molto piacevole e naturale, con perenni che spuntano dalla ghiaia, come Centranthus ruber, margherite, altee, teucrium, flomis tuberosa e iris, piccole sedute e una pergola di rose. Qui vediamo uno degli accostamenti, appunto nella zona d'ingresso, molto felice a mio avviso, tra Centranthus ruber e Euphorbia Caracas vulfeni. Qui nell'immagine la bella pergola con rose ghislaine de Féligonde, un arrampicante con fiori doppi a color arancio profumati, una rosa che sopporta bene anche la mezz'ombra, mescolata alla rosa Rambling Rector. Nell'immagine un piccolo angolo con una vasca d'acqua con delle ninfee. Qui vediamo una parte del giardino mediterraneo. Grazie all'ottima esposizione su un versante orientato a sud, Perino è riuscito a creare un sorprendente giardino mediterraneo che resiste alle rigide temperature invernali. Qui si possono ammirare vivaci macchie di artemisie, cisti, rosmarini, salvie, elicrisi, lavande, santoline, ginestre, mirti, corbezzoli, teucrium. Tutti sapientemente mescolati per creare un paesaggio molto naturale. Ci troviamo ancora nel giardino mediterraneo e vediamo una delle piccole zone di sosta con una fontana e un bellissimo Cistus cambergi dalla generosa fioritura rosa pallida. Ancora un angolo del giardino mediterraneo dove appunto si vedono ancora cisti, lavande ed altre appunto essenze tipiche del giardino mediterraneo. Qui si vede un bellissimo esemplare di Deuzia nella sua splendida fioritura estiva. Uno dei percorsi che consentono appunto di visitare il giardino ed è composto di scale di pietra. Questo è un angolo molto particolare e originale che viene chiamato appunto dal proprietario la frana dei bossi topiati, con una trentina di arbusti potati in forma di grandi cubi che sembrano massi di pietra rotolati lungo il pendio e che sono alternate a sfere di piracanta navajo. È un'invenzione notevole che reinterpreta in maniera assolutamente originale il tema dell'ars topiaria e che viene personalmente curata dal proprietario con sapienti potature effettuate una volta all'anno. Ancora un'immagine appunto di questa parte che è chiamata la frana dei bossi. Qui ci troviamo nella zona che si chiama il cerchio delle graminacee con uno zampillo d'acqua che spunta dalle pietre. Un particolare di questa zona dove appunto si vedono questi ciottoli da cui spunta l'acqua in un piccolo zampillo. Qui un'immagine molto suggestiva del boschetto dei noccioli, dove nelle assolate giornate estive si può godere del piacere dell'ombra e della frescura.
È stato creato un bel sottobosco inserendo ellebori, ciclamini, fungitopi, campanule e viole. Si incontrano lungo il percorso degli episodi che fanno pensare alla land art, come si vede nell'immagine, una seduta a forma di nido composta da rami di nocciola, oppure da un'altra parte un vecchio tronco trasformato in una rustica panca. Ancora una piccola installazione, sempre fatta dal proprietario, che è costituita dai lunghi rami arcuati della Lespedeza Thunbergi, che vengono usati per delimitare il percorso nel bosco di noccioli, formando un lungo serpentone. Nell'immagine un altro angolo suggestivo con una piccola vasca d'acqua bordata da pietre, nella quale sono coltivate delle ninfee. Con questa immagine concludiamo il nostro piccolo percorso di visita del giardino gaudente con una bella pergola composta da noccioli scortecciati avvolta dal glicine.